Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Science e benvenuti per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi Antonella Intranò. E Ugo Lombardi. Salutiamo il nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao Dario. Buonasera, 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 buonasera. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Sì, ciao a tutti, buonasera agli ascoltatori. Salutiamo Marco Grilli, portavoce di Alternativa per il Friuli Venezia Giulia. Ciao Marco. Ciao Marco. Buonasera a tutti, buonasera. E diamo il benvenuto all'ospite di quest'oggi, il nostro caro amico Pier Giorgio Caria, ricercatore e documentarista di fama internazionale. Ciao Pier Giorgio. Ciao Pier Un Giorgio. saluto a tutti ragazzi, grazie sempre dell'invito. Per aver partecipato, sappiamo dei tuoi tanti impegni, per cui ogni volta che riesci a trovare un po' di spazio per noi siamo contenti. Allora, diamo la parola a Massimo Bonella per gli aggiornamenti dell'ultimo minuto e subito dopo a Rosario Moreno per i saluti al network di Radio Science. Prego Massimo. Sì, grazie dunque a Antonella Intronò, alle 18:31 prendo la linea dalla redazione di Pianeta Oggi TV per le ultime. Save the Children in primo piano. La condizione dei minori in Italia è sempre più disagiata. Uno su tre è a rischio povertà, 4 su 10 soffrono il freddo per la mancanza di riscaldamento. È quanto emerge dall'Atlante dell'infanzia di Save the Children presentato a ridosso della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che si celebra il 20 novembre. Una delle mappe dell'Atlante, inoltre, evidenzia che 5,5 milioni di bambini e ragazzi sotto i 15 anni vivono in aree ad alta e media pericolosità sismica. Andiamo avanti. Due giovani, lei 25 e lui 30 anni, originari dell'est europeo, sono stati arrestati per sevizie a sfondo sessuale sul figlio di lei di 6 anni, a Terni. I due avrebbero sottoposto il piccino anche a vessazioni fisiche e psicologiche. Da quanto emerso dalle indagini, avrebbero costretto il piccolo ad assistere ai rapporti sessuali che la donna consumava con i clienti. Il bambino non andava a scuola ed era segregato nella casa dove lei si prostituiva. Gli investigatori non escludono che volessero avviarlo alla prostituzione minorile. Dunque, terremoto. Oggi è stata registrata una forte scossa a Norcia, in Umbria. Dunque, il sussidiario.net, diamo uno sguardo alla home page, dice questo: terremoto oggi, ultime scosse centro Italia e Perugia, sisma magnitudo 3.9, altra scossa magnitudo 3.0 a Macerata, dati in GV in diretta 16 novembre 2016 alle 16:35. Vediamo di fare una sintesi sull'articoletto: terremoto oggi nelle Marche, altra scossa di 3.0 in provincia di Macerata, dopo la scossa del primo pomeriggio da 3.2 di magnitudo, c'è stata alle 16:04 un altro sisma, stavolta da 3.0, sempre in provincia di Macerata. Questa è stata localizzata alle seguenti coordinate, e qui c'è tutto quanto poi l'articolo che prosegue, e quindi poi se chi volesse approfondire può entrare su, lo ripeto, il sito di questa testata, il sussidiario.net. Vediamo la nostra testata invece cosa ci offre. A taglio primissimo un articolo dedicato alla conferenza che si è tenuta sabato scorso, che ricordo è stata anche trasmessa in diretta da Radio Science, da tutto il network. L'articolo si chiama Attilio Manca è vivo, di Maria Marzullo, articolo che è stato estrapolato dalla testata giornalistica Antimafia 2000. La conferenza parlava proprio di questo in occasione del libro di Lorenzo Baldo, in occasione della presentazione del libro di Lorenzo Baldo, vice direttore di Antimafia 2000. Puoi seguire da Pandora TV il punto di Mario Albanesi, poi si avanti ancora, in primo piano c'è un altro articolo scritto da Giorgio Mogiovanni, direttore di Antimafia 2000. Vince Trump, il cavallo di Troia.
Poi c'è un articolo, un comunicato informativo che ci proviene dalla vicina Slovenia, Lubiana, riunione straordinaria di Radio TV Slovenia. Poi a seguire un telegiornale di Pandora TV e lo speciale elezioni degli Stati Uniti. E quindi alle 18.35 tutto da Pineta Oggi TV, restituisco la linea alla regia centrale. Noi ci sentiamo al termine intorno alle 19.25. Benissimo, grazie Massimo. All'ora della linea ricordo a tutti gli amici che questa trasmissione viene registrata e quindi da domani sarà disponibile sul canale YouTube e messa in replica sia sulla web radio, sulle web radio del network che sul canale TV, come dicevo. Volevo ricordare che come sempre le nostre trasmissioni live vanno a reti unificate su tutto il network, che è composto da Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Isso da Modena, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Valdichiana dalla Valdichiana e Modena Noi Radio da Modena, ovviamente anche le due web radio di Radio Science, Radio Science Radio e il nostro canale anche classico, Radio Science Classico. Siamo anche sulla web TV, sia sul canale YouTube che sul canale del sito radioscience.it. In più questa sera andiamo anche sul canale TV di Modena Noi, Modena Noi TV di Modena. Con questo è tutto, Antonello, ti ripasso la linea, anzi no, prima di passarti la linea mi dimenticavo, chi volesse insomma fare domande, scrivere, perché mi stavo dimenticando la parte più importante che è questa, scrivete le nostre chat da qualsiasi parte vi troviate, su qualsiasi sito del network, delle nostre radio, potete scrivere perché la chat è unificata, quindi leggiamo tutto di tutte e di tutti. E poi se volete potete mandarci un messaggio WhatsApp al 393 78 80 195 oppure anche un SMS allo stesso numero. Vai Antonella, grazie. Grazie Rosario. Io, come ben sapete, come gli amici di Radio Science sanno, ogni qualvolta c'è Pier Giorgio come ospite, mi prendo il lusso di fare l'ascoltatrice, per cui lascerò che Ugo e Pier Giorgio si lascino andare nella loro conversazione, mi godrò la trasmissione una volta tanto, per cui invito tutti gli ascoltatori naturalmente a rivolgere le proprie domande in chat come faceva Rosario, e sono certa che Pier Giorgio sarà disposto e disponibile a dare una risposta per ognuno. Bene, al termine della trasmissione vi ricorderò gli appuntamenti di Pier Giorgio in Puglia per questo fine settimana, vi anticipo che sarà sabato ad Ostuni e domenica a Bari, precisamente in località Torre a Mare. Ma per gli appuntamenti vi invito a seguire la trasmissione, al termine vi darò tutti i riferimenti. Bene, lascio la parola ad Ugo, risaluto Pier Giorgio e buona trasmissione. Ciao Antonella, spero che tu suggerisca qualche domanda. Non mancherò, e se non dovessi riuscire, perché naturalmente diamo la priorità ai nostri ascoltatori, ti prometto che te le farò tutte quando ci vedremo domenica. Va bene, un abbraccio. Io credo che Antonella rimarrà qui con noi perché tutto sommato domande sicuramente, ma anche molte risposte penso che abbiamo bisogno di darcele, non solo fare domande ma anche darci delle risposte, e domande ce ne sono tante da fare naturalmente quando l'ospite è così importante come Pier Giorgio, non è piaggeria. E anche perché domenica avremo modo di ascoltarlo nell'incontro che avremo, come ha anticipato prima Antonella, e si parlerà degli angeli, correggimi se sbaglio il titolo, degli angeli del Vangelo. Sì, esatto. Abbiamo praticamente nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo si parla di angeli, l'angelo che appare a Mosè, l'angelo che appare al servo di Abramo, l'angelo che libera Pietro dal carcere. Sì. Queste figure spirituali elette sono figure predominanti che sono parte della storia del Vangelo. Quello che ti chiedo, Pier Giorgio, tu che naturalmente questo argomento lo hai studiato e lo studi accanto a Giorgio Bongiovanni, sì. Gli angeli di cui si parla nel Vangelo hanno smesso di lavorare o sono ancora con noi? Ma gli angeli non hanno mai smesso di lavorare, semmai quello che
dobbiamo cercare di focalizzare prima di tutto chi sono questi angeli, che cosa rappresentano, e secondariamente ovviamente non basarci solo su cose per sentito dire, ma cercare di fare una ricerca personale, che comunque è l'unica forma oggi soprattutto dove i media palesemente manipolano e mentono. È necessario fare un minimo di ricerca e verifica personale. Questo perché, Ugo, purtroppo fin da quando siamo bambini siamo abituati a delegare tutto a chiunque, per cui noi non abbiamo in mano il controllo delle sorgenti, delle fonti dell'informazione e tantomeno la veridicità. Dobbiamo accettare che l'informazione che ci venga trasmessa attraverso i media, o dobbiamo sperare, direi meglio, che sia un'informazione corretta, ma questa è una pura utopia, perché di fatto, e lo abbiamo visto tantissimo adesso nelle elezioni americane, ma non c'è molto da andare oltre, lo vediamo anche nelle informazioni della politica. Io sono nel vicinissimo all'epicentro dei terremoti, soprattutto questi ultimi, e vedo certi personaggi politici che promettono mari e monti, e invece poi mi trovo a parlare con le persone che di fatto mi stanno dicendo che sono state già totalmente abbandonate dal governo, e quindi i media trasmettono un sacco di chiacchiere di questi tromboni bugiardi che sarebbero coloro che ci dovrebbero rappresentare, invece la realtà è tutt'un'altra. Quindi, ritornando al discorso anche angelico, sarebbe opportuno rivedere un po' certe visioni molto medievali, perché anche in questo la religione ferma da secoli non ha apportato alcun aggiornamento, mentre la realtà del mondo e anche la capacità di capire dell'essere umano è cambiata. E purtroppo nel campo religioso anche lì ci accontentiamo di praticare una religione per sentito dire. Io tengo tantissime conferenze in Italia e all'estero ogni anno, e il numero delle persone che conoscono le scritture per averle lette senza demandare al teologo o al religioso di turno sono pochissime. Quindi di fatto la maggior parte dei cattolici praticano una religione per sentito dire. Questa è la mia opinione. E la religione è un dogma, diciamo che molte volte non dobbiamo cercare delle spiegazioni, perché spiegazioni non ce ne sono se non quella del credere. E ma infatti... questa è la cantilena che ci viene raccontata. Ma scusate, non è un po' assurdo, se facciamo un minimo di ragionamento e accendiamo, togliendo un po' di muffa e di polvere da quella materia grigia che funziona raramente, che sta nella scatola cranica, se non erro Gesù Cristo nostro Signore era un maestro, anzi era il maestro dei maestri. Il maestro, quindi l'insegnante, insegna qualcosa. Ora, che insegni qualcosa che è un dogma mi pare un'assurdità. A scuola invece i professori, quando spiegano la scienza, la dimostrano: uno più uno fa due, si fanno gli esperimenti, si fanno le esercitazioni di laboratorio proprio per dimostrare che una determinata cognizione scientifica funzioni, cioè abbia un riscontro nella realtà e venga ben percepita, anche perché voglio vedere un ingegnere disegnare e progettare per dogma un'automobile. Ho molti dubbi che funzionerebbe. Siccome vedo che sono almeno 2000 anni che preghiamo e il mondo va sempre peggio, è evidente che nell'approccio alla religione c'è qualcosa che non quadra. Ma sarebbe però da rivedere certe cose. Infatti, Pier Giorgio, è così vero quello che dici, scusate, monopolizzo soltanto ora, poi naturalmente cedo la parola anche ai nostri graditissimi ospiti, altri ospiti, ma stavo per giungere a dire alcune cose, cioè si era in grado allora 2000 anni fa di poter magari comprendere, dico un'eresia probabilmente, che la gravidanza di Maria poteva essere una gravidanza eterologa, cioè potevano essere in grado loro di capire che ci poteva essere un'inseminazione artificiale e ci poteva essere una gravidanza senza nessun tipo di rapporto? Quello doveva essere un dogma. Ma diciamo così, Ugo, adesso
Vabbè, tu hai preso un argomento un po' particolare, io sinceramente sì, ti do la risposta, diciamo, però io preferisco pensare, e comunque poi ti rispondo, preferisco pensare alla scrittura piuttosto come un corpus di insegnamenti che attengono alle leggi che governano la creazione e soprattutto alle leggi che governano l'evoluzione del vero uomo, che non è l'uomo materiale che muore, cioè il corpo, ma l'uomo eterno che è lo spirito. Ora è ovvio che se andiamo a sfrugugliare nella Bibbia, Nuovo e Vecchio Testamento, ci rendiamo conto, ma senza voler nemmeno eccessivamente impegnare il ragionamento, ci rendiamo conto che è evidente che ci sono degli aspetti, diciamo così, scientifico-tecnologici nella scrittura che non potevano essere compresi 2000 anni fa. Addirittura Nostro Signore lo dice: io non vi posso rivelare tutto, perché lo dice nel Vangelo, io non vi posso rivelare tutto perché non ne portereste il peso, e fa una profezia, profetizza il Paraclito o il Consolatore promesso, cosiddetto, che avrebbe spiegato tutte intere quelle cose che Cristo 2000 anni fa non poteva spiegare perché non sarebbe stato capito. Già non ci abbiamo capito nulla di quello che ha spiegato, e quindi Gesù stesso fa questa profezia che c'erano delle cose che all'epoca non erano comprensibili e che oggi invece, secondo me, che ho fatto degli ampli studi in tal senso, sono comprensibilissime, perché l'umanità comunque di oggi è cambiata, è maturata, ha scoperto la scienza, la tecnologia, il mondo è totalmente differente, per cui la religione invece è rimasta cristallizzata nel tempo con i suoi dogmi, con le sue cose, che di fatto ha provocato lo spopolamento dalle chiese, la caduta delle vocazioni, perché una religione oggi che non soddisfa la ragione rimane un po' così, rimane molto zoppa, talmente zoppa che non ha di fatto nessun o pochissimo peso reale nella vita delle persone, al di là di una mera esteriorità da un punto di vista tradizionale, ma oltre a quello il cuore della legge si è completamente svuotato, considerando anche che la società occidentale, che è la società principalmente di stampo cristiano, quindi con tutte le varie confessioni, separazioni che ci sono, ma di fatto chi sta distruggendo il mondo sono proprio i cristiani, quelli che stanno distruggendo il pianeta sono proprio i cristiani. Quindi io metterei in grande risalto e focalizzerei sul fatto che la Santissima Vergine appare non agli islamici, non agli induisti, non agli atei, appare ai cristiani dicendoli ravvedetevi, cioè rivedete la vostra vita, con severissimi ammonimenti allo stesso clero, che praticamente di fatto, al di là di un aspetto principalmente burocrate, non porta più avanti quella che è la missione di sviluppare nei fedeli la spiritualità, che deve essere un qualcosa di vissuto, non una tradizione vuota e solo esteriore. Bene, allora torniamo ai messaggeri. Stavamo spiegando la figura degli angeli. Allora avevano un compito magari molto più importante, perché dovevano portare come ora i messaggi. Magari allora i messaggi erano più importanti, adesso sono tornati in auge con la New Age, la Next Age, insomma, voglio dire, il ruolo degli angeli, secondo te, c'è, è importante, esiste ancora? Ma intanto direi che la New Age, la Next Age e tutte queste discipline, diciamo, pseudo alternative di spiritualità sono assolutamente ridicole, cioè non c'è nessuna fonte di verità o pochissima fonte di verità in quello che dicono. Ci presentano sti angeli come di fatto quelli che cullano l'uomo, che lo lisciano, lo consolano, ma gli angeli sono anche giustizieri, sono portatori della parola e della giustizia di Dio, riprendono l'uomo quando l'uomo esce dal solco tracciato dalla legge che Dio ha dato all'umanità. Quindi tutta sta pletora di pseudo credenze sugli angeli sono assolutamente, dal mio punto di vista, del tutto ridicole e campate per aria, cioè non corrispondono alla realtà. Inoltre c'è un filone che io in qualche modo contesto, che è il filone di quelli che spiegherebbero la Bibbia secondo diciamo dei canoni, partendo dalle antiche lingue nei quali la Bibbia è scritta, ma di fatto questo tipo di azione poi si rivolge a un pubblico che ignora completamente ciò che è scritto nelle scritture in un normalissimo italiano
e la gente non si rende conto che quello che c'è scritto in normalissimo italiano è facilmente comprensibile, per cui la gente ignorantemente non ha mai letto le scritture in italiano, le scritture normalissime che si possono comprare in una qualsiasi biblioteca o libreria, scusate, noleggiare in una biblioteca o comprare in una libreria o addirittura su internet, e vengono affascinate da queste spiegazioni che poi è tutto da vedere se sono realmente collimati a ciò che nella scrittura c'è, perché comunque la scrittura è una scienza, è la scienza dello spirito, per cui non è che perché uno la legge in aramaico, in copto o in assiro babilonese allora la capisce, perché se io porto un libro di fisica quantistica scritta in perfetto italiano e questo libro di fisica quantistica lo do a un professore di diritto che parla benissimo l'italiano o a un professore di lettere, quello non ci capisce nulla, perché per comprendere quel libro ci vogliono delle basi di conoscenza scientifica che un dottore di lettere o un dottore in diritto non hanno. Quindi non vedo perché una persona ignara delle chiavi e delle conoscenze di base della teologia debba poi essere preso a esempio o addirittura a nume tutelare delle spiegazioni di un testo che invece è estremamente complesso. Questo l'abbiamo visto ad esempio nel caso di Zaccaria Sitchin, che ha spiegato le antiche scritture del popolo sumero, e io che ho letto razionalmente le spiegazioni di Sitchin, che tra l'altro ho conosciuto quando era ancora vivo negli anni 90, sono assolutamente, da un punto di vista razionale e scientifico, assolutamente ridicole. Eppure, nonostante la loro ridicolaggine, milioni di persone in tutto il mondo hanno comprato e prendono le parole di Sitchin come oro colato. Quindi bisogna stare molto attenti. Purtroppo il vizio o l'attitudine che ci è stata data del delegare ci rende incapaci dopo di discernere. Un attimo soltanto, Ugo, posso intervenire perché c'è una domanda da WhatsApp per Giorgio, se mi permetti. Prego. C'è una nostra ascoltatrice che chiede: volevo chiedere a Pier Giorgio Caria se manca molto al contatto con gli esseri di luce, nostri fratelli, grazie. Allora, manca molto al contatto? Questa è una domanda bella, ma che allo stesso tempo io in qualche modo amplierei nella risposta. Secondo me non manca molto, perché già dai primi anni 2000 l'aviazione extraterrestre sta facendo delle azioni molto incisive nella nostra società. Ne cito una per tutte, è quella di bloccare degli aeroporti, cioè delle navicelle extraterrestri si mettono sulle rotte di volo degli aerei sopra gli aeroporti, che tutti sappiamo bene sono ambiti nei quali è vietato il sorvolo da parte di oggetti sconosciuti, fossero anche palloni sonda o come si chiama, dei zeppelin pubblicitari, dirigibili pubblicitari, eccetera. Invece questi mezzi si mettono lì, non parte nessun aereo militare per cacciarli, e i controllori di volo devono aspettare che l'oggetto decida autonomamente di andarsene per riaprire il traffico aereo. Questo è successo un paio di volte in Cina, è successo in Mongolia, è successo in Germania, è successo in India, è successo in Messico. Insomma, abbiamo una casistica veramente nutrita. Quindi se questa aviazione incomincia a entrare con questa forza nell'ambito pubblico, vuol dire che siamo in tempi abbastanza vicini, secondo me non vicinissimi, comunque qualche anno ancora ci vorrà, per quanto nell'ambito dei prossimi anni, essendo entrati ormai molto vicini al 2017, per cui da questo momento in poi mi aspetto delle manifestazioni molto eclatanti, sempre più eclatanti di questa aviazione. Ma vorrei mettere l'accento su una cosa, se mi permettete, e cioè è una domanda che mi fanno in molti: quando ci sarà il contatto, quando tornerà Cristo, quando arriverà l'asteroide, quando scoppierà la guerra mondiale. Ora, questo vizio o questa attitudine che hanno le persone, dal mio punto di vista, è un'attitudine estremamente deleteria, perché quando arriveranno questi grandi eventi non ci potremmo fare nulla. Quindi il problema non è chiedersi quando accadrà una tal cosa, il problema è chiederci: ma oggi sto facendo qualcosa di serio affinché quel giorno
quando tornerà Cristo, quando atterreranno gli extraterrestri, io sono pronto e il giudizio che Cristo darà sulla mia vita sarà positivo? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Siccome accadrà, ci dobbiamo preparare oggi, perché il giorno che Cristo scende dal cielo coi suoi angeli, che sono gli extraterrestri, angeli ieri, extraterrestri oggi, e sarà un grosso problema. Quindi questa data, che magari tanto stiamo aspettando, potrebbe essere il giorno più brutto della nostra esistenza, se Cristo non ci coglie nella grazia. E la grazia ce la danno non tanto le chiacchiere o le preghiere, ce la danno le opere che noi portiamo avanti. È certamente importante la fede in Cristo, è certamente importantissima la preghiera, ma è fondamentale l'azione. Questo lo evinciamo direttamente dalla scrittura. Nel capitolo 25 di Matteo c'è riportato un dialogo tra Cristo e gli eletti. Gli eletti sarebbero quelli che verranno salvati, no, quelli che vengono prelevati dalle nuvole e messi in salvo. E praticamente Gesù dice: grazie, lo dico così un po' alla Carlona, grazie perché mi avete dato da mangiare quando ero affamato, mi avete dato da bere quando ero assetato, mi avete vestito quando ero ignudo, eccetera eccetera. E gli eletti si guardano tra di loro e dicono: ma che sta dicendo il Signore? E poi gli dicono: ma noi non ti abbiamo mai visto, quando è che ti abbiamo visto ignudo, affamato, assetato? Non è mai accaduto. Ma Gesù risponde: voi quando l'avete fatto a uno dei minimi, quindi a uno dei più piccoli della società, ai poveri, quindi ai derelitti, è come se l'aveste fatto a me. Non dice quando avete pregato, quando siete andati in chiesa 50 volte la settimana, quando vi siete confessati. Non fa questo discorso Gesù, fa un discorso di opere. Quindi la base dell'azione del cristiano è una base sociale, operativa, perché è inutile pregare se poi nel nostro quotidiano siamo gelosi, invidiosi, menefreghisti ed egoisti. Non serve a nulla. Quindi Cristo ci porta un messaggio sì di fede, sì di preghiera, ma soprattutto ci porta un messaggio di azione. Bene, questa bella risposta, Pier Giorgio, scusami Ugo, perché la chat è abbastanza insomma piena questa sera di domande a Pier e di saluti per Pier, quindi sarà un po' difficile. Grazie, dovremmo amici. Perdere un saluto sacco di tempo. Saluto e abbraccio a tutti. Ecco, perché sono molti i nostri ascoltatori, come Pierus Web che ti saluta, Anon 1709, Anon 4592, quando c'è Anon col numero vuol dire che non si sono presentati. Sì. Poi Anon 4592 dice: grande Pier, unico vero divulgatore. Simone si chiama lui. Poi abbiamo Bruce che dice: un saluto a Pier. Ancora un altro Anon che ti saluta, poi un altro Anon che dice che condivide sui cattolici. Insomma, andiamo avanti così. Però c'è Anon 3778 che dice: la Chiesa non parla mai della seconda venuta del Cristo, eppure viene annunciato più volte nei testi sacri. Cosa impedisce? Viene annunciata tutte le sante volte che uno va in chiesa. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione in attesa della tua venuta. Lo diciamo sempre in chiesa, sempre. Quindi questa seconda venuta di Cristo è il compimento della profezia del cristianesimo. E che anche, ci sono anche altri momenti nell'ambito della messa che questo discorso viene detto. Non è vero. Diciamo, è vero che la Chiesa non ne parla in maniera da spiegare come prepararsi a questa venuta, però con questa frase classica che c'è in tutte le messe, la venuta del Signore è sempre annunciata perché è il compimento della missione di Cristo. Lui stesso ha detto che sarebbe andato via a preparare un posto, lo dice nel Vangelo di Giovanni. Una volta preparato un posto, sarebbe ritornato e avrebbe portato con sé gli eletti. Questo lo dice, ecco, questi passi non sono mai riportati. Fa un discorso particolare il Signore, no? Questo lo troviamo nel capitolo 14 di Giovanni. Gesù dice: credete in Dio e credete in me. Quindi questo parla della fede, del credere in Lui, cioè nel senso crediamo in Cristo, non solo che Cristo è esistito ed è il Figlio di Dio, ma crediamo nell'insegnamento che Lui ci ha portato e crediamoci per praticarlo. Questo è il significato profondo. Non credi, ci credo, ma questo non ti fa migliore se poi la tua vita... C'è un ladro che dice: credo in Cristo, ma poi continua a rubare. Ma per me con Cristo c'è poco a che vedere, perché c'è un comandamento che dice non rubare, eccetera eccetera, c'è un comandamento che dice non uccidere. Io vedo tanti italiani che sono in giro a fare guerre, vedo tante industrie italiane e moltissimi impiegati
a vari livelli delle industrie di armi italiane che vendono di tutto, che poi generano un sacco di sofferenza, di morti, feriti, lutti nel mondo. Quindi sti italiani, tanto cristiani non lo sono, fanno un sacco di chiacchiere, ma di fatto prendono per il sedere al Signore. E prosegue Gesù nel capitolo 14 di Giovanni: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Quindi, siccome la casa del Padre è l'universo, le dimore sono dei luoghi abitati, quindi nella casa, nell'universo ci sono molti luoghi abitati. E continua Gesù, coerente con questo discorso: se no, dice, perché vi avrei detto che vado a prepararvi un posto? E infatti se n'è andato, e dice, e quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, vengo di nuovo, quindi la seconda venuta, vi prenderò con me, affinché dove sono io siate anche voi. Ora, questo discorsetto, ad esempio, lo riporta lo stesso apostolo Paolo, lo stesso San Paolo, e lo troviamo nella prima lettera ai Tessalonicesi, dove Paolo, basandosi ovviamente sulle parole dette da Gesù, dice, prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4: poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre col Signore. Quindi c'è coerenza tra ciò che dice il Signore e quello che ripetono gli evangelisti o coloro appunto che hanno scritto i Vangeli. Quindi c'è qualcosa che la Chiesa non ci ha ben spiegato. Che vuol dire incontrare il Signore nell'aria? Gli eletti saranno attaccati a palloncini, poi saremo rapiti o prelevati sulle nuvole. Che sono queste nuvole? Vapore acqueo? C'è tutto un discorso che va chiarito, ma con un minimo di lume intellettivo non è difficile comprendere che si sta parlando di un'aviazione, perché qualcuno che preleva dei corpi fisici per metterli dentro una nuvola, è ovvio che non stiamo parlando di vapore acqueo, e non è certo il Signore che, diciamo così, pilota la nuvola, la pilotano gli angeli. Quindi tutti questi discorsi non vengono spiegati. Vogliamo andare, che ne so, così, piglio a caso, Apocalisse capitolo 1, ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, anche quelli che lo trafissero. E che significa? Tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto, perché Gesù torna con potenza e gloria, torna con le sue legioni di angeli. Tutti questi discorsi non sono mai stati spiegati, ma se li mettiamo in relazione gli uni con gli altri, appare chiaro che qui si parla di gente che usa dei mezzi, e questo lo comprendiamo benissimo, amici. Se andiamo ad esempio al Vecchio Testamento, capitolo 60 di Isaia, versetto 8, dice il profeta Isaia: chi mai sono costoro che volano come una nuvola, come colombi verso le loro colombaie? Quindi c'è qualcuno che vola come una nuvola. Poi lo stesso mezzo viene chiamato nuvola, perché non dimentichiamo, amici, che profeti e la gente di quel tempo è la gente di una società agropastorale, non sanno di scienza, di cosmo, di spazio, di astronomia, di tecnologia. Per loro, come così era per i nostri nonni, mio nonno gli aerei li chiamava gli uccelli di ferro, non li chiamava aeroplani, perché nella cultura contadina di mio nonno, contadino pastore, quello che vola in cielo è un uccello, per quanto lui sapesse che era un prodotto dell'umana creatività, quindi un prodotto artificiale dell'uomo, continuava a chiamarlo uccello perché vola come un uccello. Quindi stiamo ricalcando esattamente quello che dice il profeta Isaia, che dice, ribadisco, chi mai sono costoro, quindi gente, uomini, che volano come una nuvola, come colombi verso le loro colombaie? Quindi c'è qualcuno che vola. Chi è che vola? L'angelo. Ecco che significa l'ala dell'angelo, è il simbolo del volo. Angelo non vuol dire uomo con le ali, e questo lo comprendiamo benissimo quando andiamo alla lettera di San Paolo agli Ebrei, dove nel capitolo 13 Paolo dice: non dimenticate l'ospitalità, alcuni praticandola hanno accolto degli angeli senza saperlo. Ora, se gli angeli avessero le ali, io mi accorgo se uno mi bussa alla porta di casa, apro e c'ha delle belle ali, no? Con le piume lunghe 50 centimetri, c'ho un angelo, lo faccio entrare. Quindi se Paolo dice hanno accolto degli angeli senza saperlo, evidentemente gli angeli sono uguali agli uomini. E se vogliamo andare di nuovo all'Antico Testamento, c'è ad esempio quando i due angeli vanno a Sodoma e incontrano a Lot, i sodomiti
che sappiamo bene che tipo di vizietto avevano, dicono, e questo è Genesi capitolo 19, dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perché possiamo abusarne. Cioè, quindi i sodomiti volevano violentare questi uomini, ma all'inizio, nel primo versetto, vengono definiti angelo, quindi sono uomini messaggeri. Questo è il discorso che dobbiamo capire. Bene, Piero, scusatemi se intervengo ancora, Ugo, perché ci sono una marea di domande che stanno ponendo sia dalla chat, dalla chat, da WhatsApp e da Facebook, anche dalla nostra pagina Facebook. Non so se riusciremo a dare risposta a tutti quanti, perché il tempo, insomma, è tiranno, quanto vedo questa sera. Vabbè, possiamo restare fino a mezzanotte. Certo, certamente. Perché sono tantissime domande, chiediamo scusa comunque agli ascoltatori se per caso qualcuna dovesse sfuggirmi, ma passo subito a una di WhatsApp che ti chiede: vorrei fare due domande a Pier Giorgio, se nel 2017 l'anticristo avrà un nome o cognome. Questa è una, per esempio. Difficile dirlo, se l'anticristo avrà un nome o un cognome. Diciamo che negli anni futuri potrebbe accadere, potrebbe anche non accadere, perché quando si parla della rivelazione dell'anticristo si potrebbe pensare anche che è una rivelazione più nell'aspetto delle cose che fa, più che della faccia e del nome e cognome. Io presumo che ci sarà anche un nome e un cognome, questa è la mia impressione, però non ne sono certo al 100%. Sicuramente dei nomi verranno fatti, perché è il compito dei due testimoni, quindi questi due testimoni indicheranno i nomi e cognomi con le dovute prove di chi sono coloro che stanno, o perlomeno agli ordini dell'anticristo, che stanno distruggendo il mondo. C'è stato un messaggio che Giorgio ha ricevuto adesso in occasione dell'elezione di Donald Trump. Gli extraterrestri, gli esseri di luce, dicono che Trump, insomma, bisogna stare attenti, perché questo personaggio è, cito testualmente il messaggio, lo chiama pagliaccio oscuro della battaglia di Armageddon, il cane feroce al guinzaglio dell'anticristo. Quindi se speravamo che Trump fosse il cambiamento, con questo messaggio mettiamo in buona pace, secondo me. Poi ognuno ovviamente è libero di pensarla come vuole. Io ho pubblicato sulla mia pagina Facebook questo messaggio, ho pubblicato anche un'analisi di questo messaggio, perché comunque ero molto molto attento a ciò che stava accadendo negli Stati Uniti, perché comunque sappiamo bene che questo determina il futuro del mondo. All'inizio un po' anch'io, perché la Clinton era proprio indigeribile, legata a doppio filo con tutte le peggio cose che dall'America arriva, addirittura si parla di pedofilia. E quindi dicevo, ma chissà, questo Trump è l'outsider, ma alla fine mi sono ricreduto, perché quando sono andato a spulciare la sua vita, chi frequenta e la gente che lo circonda, ho detto buonanotte. Benissimo, allora ci sono tantissime altre domande, devi dire qualcosa, Ugo? Io volevo aggiungere una considerazione a quello che hai detto tu, Pier Giorgio. Eppure le guerre che hanno fatto gli Stati Uniti sono tutte guerre che hanno iniziato i democratici. Guarda, Ugo, vedi, pensiamo di essere in democrazia, no? Ma che democrazia è quella di scegliere tra due personaggi su cui il popolo di fatto non ha avuto nessun tipo di possibilità di scelta? Sono due personaggi comunque presentati dal potere. Trump non è un impiegato delle poste che, poveretto, per azioni di solidarietà è stato scelto dal popolo in quanto lo rappresentava. È un miliardario legato a certi ambienti. C'ha, mi sembra, più di 70 cause in corso. Insomma, è un po' il Berlusconi in grande stile americano, si sa che è un donnaiolo, pare che in qualche modo sia legato a certi ambienti di questo miliardario ebreo, che ha un aereo che si chiama Lolita Express e che fa dei viaggi di lusso portando gente altolocata a bordo in un'isola che viene chiamata Isola delle Orge o Isola degli Schiavi Sessuali, insomma.
rido per non piangere. Credo di poter dire che la situazione politica nostra anche non sia molto lontana da quella realtà. No, assolutamente no, Ugo. Io nei miei ormai lunghetti 30 anni di, quasi 30 anni di ricerca, purtroppo mi sono imbattuto anche in queste porcherie. E quindi l'Italia, essendo il cane fedele al guinzaglio degli Stati Uniti, parlo soprattutto del mondo politico, in questo caso poi il Presidente del Consiglio di certo non fa i nostri interessi, ma sta facendo quello dei potentati finanziari americani, con il tentativo di stravolgere una Costituzione mai applicata. Noi nella Costituzione abbiamo scritto che l'Italia ripudia la guerra e siamo invischiati in tutte le guerre scatenate dagli Stati Uniti. Vendiamo le bombe all'Arabia Saudita e stanno uccidendo i poveracci dello Yemen, non ne parla nessuno. Le bombe partono dalla mia isola, sono costruite in Sardegna e partono da Cagliari, dall'aeroporto civile addirittura di Elmas, e questo dovrebbe essere vietato. Quindi siamo dei pagliacci corrotti, e purtroppo il popolo dorme il sonno della morte. Se la regia è d'accordo, vorrei dare credo che l'ospite Marco Grilli, se vuole intervenire e fare una domanda. Marco, ci sei? Ci sono. Hai delle domande da porre a Pier Giorgio? Io devo dire la verità, a parte il fatto che ho il piacere di conoscere Pier Giorgio bene anche personalmente. Ciao Marco. Ciao, buonasera intanto anche a te. Non è che lui lasci spazio a molte domande di dubbio per la chiarezza che ha e che ha sempre avuto in tutte le conferenze alle quali chiaramente ha partecipato in veste di relatore. Quella è una domanda che ho già fatto anche in un'altra occasione, per la verità l'ho rivolta a Flavio Ciuccani, la rivolgo pari pari anche a Pier, perché magari può essere d'aiuto agli ascoltatori più affezionati, ed è: visto che di alcune cose si è persa la traccia, come dire, si è persa traccia nel corso del tempo, grazie anche all'interpretazione, o se preferisci alla proposta della Chiesa Cattolica, e la reincarnazione che fine ha fatto? Marco, il problema è sempre lo stesso. Adesso sulla chat ho letto un'altra persona che dice: colpa di secoli di ignoranza dovuta alla Chiesa di Roma. Ma scusate, io non sono figlio di cattedratici, non sono figlio di gente che lavora al Pentagono, non sono figlio di gente che lavora agli archivi segreti vaticani, sono figlio di una coppia di poveri contadini sardi. Mio babbo c'è la quinta elementare, mia mamma la terza elementare. Quindi questo dare la colpa a qualcuno non va bene, amici. Se noi siamo ignoranti e succubi di un sistema che ci schiaccia, ci sfrutta e ci nega la verità, non è perché la verità non si possa trovare, perché se l'ho trovata io, che sono nato in un paese di 1000 abitanti dove non c'era manco l'edicola, manco la farmacia, allora questa verità la possono trovare chiunque. Qual è il problema? Che noi piace molto lamentarci, e invece quando dobbiamo smuovere il sederino dalla sedia e sacrificarci per arrivare alla verità, ci giriamo dall'altra parte. Quindi il problema, amici, non è che la verità non si trovi. Se l'ho trovata io perché l'ho cercata, la potete trovare anche voi. Ma se pensate che la verità vi venga portata a casa su un vassoio d'argento mentre voi vi guardate la partita o un film e mangiate popcorn, siete degli illusi. La verità è per chi se la cerca, perché c'è una legge, e questa legge governa la creazione, che dice: bussa e ti sarà aperto, chiedi e ti sarà dato. È una legge, perché noi non sappiamo che esistono leggi che governano la nostra esistenza, e queste sono leggi inviolabili, perché le ha dettate un tizio che si chiama Dio, che ha potere assoluto. Quindi quando noi pensiamo che la colpa è degli illuminati, della Chiesa Cattolica, del demonio, eccetera eccetera, vuol dire che noi non abbiamo capito un fico secco della vita, di chi è Dio e di quali sono le leggi che governano la creazione. Quindi se conoscessimo queste leggi, comprenderemmo che noi possiamo fare tutto perché la legge ce lo consente. Dobbiamo solo sacrificarci per arrivare dove ci piacerebbe arrivare. Quindi se la trovate, Pier Giorgio Caria, la verità. Pier Giorgio Caria non ha avuto finanziamenti dai Rockefeller
o dal Vaticano o dai Rothschild, ha preso i soldini dalle sue tasche e li ha investiti. Quindi, se voi volete conoscere la verità così come la conosco io, muovetevi. Ora, venendo poi al merito della tua domanda, Marco, ti rispondo facilmente. La reincarnazione, essendo una legge della vita, quindi non un credo, dobbiamo uscire dai credo e parlare di leggi che governano la creazione, soprattutto leggi che governano la nostra evoluzione, perché noi non siamo il corpo, il vero uomo è l'uomo spirituale, lo spirito intelligenza. Ora, il discorso della reincarnazione è ben presente nel Vangelo, a tutt'oggi. Quando c'è Nicodemo che va da Gesù e gli dice: Signore, come può un uomo diventato vecchio tornare nel ventre di sua madre? Di che cosa sta parlando? E Gesù gli risponde: dovete nascere di nuovo, dovete essere generati di nuovo, cioè devi rinascere. È tanto chiaro. Oppure un altro passo, addirittura c'è l'arcangelo Gabriele, il cosiddetto annunciatore, quello stesso che ha detto a Maria Santissima che sarebbe rimasta incinta del figlio di Dio, va da Zaccaria e gli dice: Zaccaria, tua moglie genererà un figlio, lo chiamerai Giovanni, in lui sarà lo spirito di Elia. Poi ci sono varie forme con cui questa cosa viene detta. Quindi cosa gli dice Gabriele a Zaccaria? Che il bambino che sarebbe maturato nel ventre di sua moglie Elisabetta era la reincarnazione di Elia, che era morto qualche secolo prima. Questo discorso è chiarissimo, non è che dobbiamo pensare, come ci viene sempre detto, a interpretazioni allegoriche. Non siamo ridicoli, per favore, o non caschiamo nella trappola del sentito dire. Il Vangelo è chiaro, Cristo stesso lo conferma quando dice: Elia è già venuto e non l'avete riconosciuto, e ne hanno fatto quello che hanno voluto. Al che, dice il Vangelo, gli apostoli capirono che parlava di Giovanni Battista. Quindi Giovanni Battista era la reincarnazione di Elia, e così via in altri passi del Vangelo. Anche perché il discorso della reincarnazione non è un discorso che non era presente perché Cristo non l'ha insegnato, ma è stato abolito dalle scritture per atto politico nel Consiglio di Nicea nel 300 circa dopo Cristo, da Costantino, quando lui ha riunito tutte le varie chiese di allora per metterle d'accordo, perché già da allora si litigavano le une con le altre. Quindi questi discorsi erano presenti nell'insegnamento per ben 300 anni. Il grande maestro dei primi secoli del cristianesimo, Origene, le insegnava la dottrina della preesistenza dell'anima. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando sempre della assurda e colpevole ignoranza della massa dei fedeli, che si affidano alle chiacchiere di gente che poi la verità la nasconde, la tergiversa e non la insegna, perché forse ne hanno perso la traccia pure loro. Ma la reincarnazione c'è nel Vangelo. Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, per essere nato così? Stanno parlando del cieco nato cieco. Ma come può uno sano di mente fare una domanda così se non conosce la reincarnazione? Perché come può peccare uno che è nato cieco? È ovvio che ha peccato prima. E Cristo in quel caso non gli dice: ma che cavolo di domande mi state facendo? Gli dice: no, non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma è nato così affinché si rivelasse in lui, cioè nel miracolo che Cristo faceva, la grandezza di Dio. Ma siccome noi le scritture non le leggiamo, non le comprendiamo e ci affidiamo sempre a quei 4-5 passi scarni che ci vengono letti mediamente in chiesa, allora di cosa stiamo parlando? È semplicemente un problema di ignoranza totale dei fedeli, che dogmaticamente, fanaticamente si affidano a spiegazioni assurde quando è cervellotti, che quando Gesù stesso ha detto: grazie Padre che hai rivelato la verità ai puri e ai semplici e l'hai nascosta ai dotti e ai sapienti. Quindi sti dotti e sti sapienti mi sa che la verità non la conoscono, e sono quelle guide cieche che cadono nel fosso e si trascinano con loro tutti quelli che li seguono. Bene, grazie. Sergia è d'accordo? Io vorrei a Pier Giorgio alcune domande che leggo. Magari non posso leggerle tutte, Rosario. Sì, no, ma stavo appunto facendo una domanda, perché è difficile fare tutte le domande che sono state poste nella chat, perché sono una marea. Però prendiamo alcune di queste. Per esempio, Anon 4984 ti chiede: perché le donne hanno un ruolo così marginale in tutte le fedi monoteiste? Perché questa discriminazione è stata tanto coltivata dalle varie chiese?
questa destinazione è stata coltivata dalle varie chiese, perché le varie chiese si sono tutte rivestite di potere, e quindi il potere i maschietti preferiscono gestirselo senza avere troppe rotture di scatole, per quanto spesso e volentieri dietro grandi uomini ci sono in realtà delle grandi donne. Poi c'è un discorso, diciamo, karmico, se vogliamo, ma non ci voglio entrare perché sarebbe lungo e non voglio sviluppare poi qualcosa che rimane appesa, ma comunque vorrei dire che le donne devono ringraziare Gesù Cristo, perché è Gesù Cristo che libera la donna dal suo karma quando impedisce la lapidazione dell'adultera. Quindi la donna aveva, ovviamente, per dato storico, aveva un karma che Cristo ha liberato. Infatti da 2000 anni a questa parte, fortunatamente, la donna si è emancipata. Prima non contava nulla, era come una bestia dell'ovile. Adesso conta molto la donna. Certo, ci sono ancora alcune società, alcune tradizioni che sono rimaste arcaiche, dove la donna non contò nulla, ma purtroppo lì Cristo ancora non è stato accettato. Bene, Pier Giorgio. Ugo, se permetti, perché ci sono ancora altre domande, Pier Giorgio. Il problema, se posso aggiungere una cosa, è che purtroppo, nonostante l'emancipazione, la donna di fatto non sta facendo per niente il suo dovere, anzi, invece di sviluppare i valori che le sono congeniali, è diventata una specie di maschio distorto, è diventata forse pure peggio degli uomini. Se devo pensare a una Nuland, se devo pensare a una Madeleine Albright e altri criminali che girano nelle alte stanze del potere, criminali in gonnella. In effetti è così. Pier Giorgio, c'è una domanda che mi ha incuriosito molto, questa qui è di Bruce, che ti dice se puoi spiegare cosa sono le anime collettive. Non so se ci vuole molto tempo a farle, cioè riguardante il mondo animale. Beh, c'è un punto interrogativo finale. Sì, è uno spirito. Allora, nella struttura diciamo multidimensionale dell'essere vivente, di tutti gli esseri viventi, addirittura a partire dal mondo minerale, nei quali comunque il principio evolutivo è già presente, deve solo transitare di regno in regno man mano che acquisisce esperienza, che accumula esperienza e quindi evoluzione. Quindi quando arriviamo nel mondo animale, un animale non è uno spirito, un animale è governato da uno spirito che non è dentro il corpo, è fuori dal corpo, e l'anima che questo spirito coordina è formata da vari corpi. Quindi si parla di anima collettiva nel senso che una sola entità ha tantissimi corpi. Per questo non è un reato di fronte alla legge mangiare gli animali. Mangiare gli animali è un fatto che trasmette a loro, per il fatto che si sacrificano e vivono una sofferenza, trasmette a loro un vantaggio evolutivo, perché nonostante io possa mangiarmi una gallina, quello spirito di corpi di galline ne ha tantissimi, e questi, gli altri corpi che gli rimangono dopo che io ne ho mangiato uno, possono fare le uova e nascono altri corpi che quell'entità continua a coordinare. Invece è un reato di fronte alla legge uccidere un essere umano, perché quello spirito ha un solo corpo a disposizione, quindi se tu uccidi quel corpo impedisci a quello spirito di portare avanti la sua incarnazione. Ciò non è per l'animale. Purtroppo, quando parlo di questi argomenti, il fanatismo dei vegetariani si scatena e a tutti i costi vogliono convincermi che mangiare un animale è un reato di fronte al comandamento che dice non uccidere. Non è così. E questo ve lo cito non perché io la pensi così, semplicemente perché la legge e la scienza dello spirito dicono questo. Se vogliamo andare alla scrittura, poi ognuno se la viva come vuole, quando andiamo al capitolo 18 della Genesi, è Dio e due angeli si incontrano con Abramo. Abramo offre da mangiare a Dio, a questi due angeli, e gli offre le schiacciatine, poi gli offre il latte, gli offre il burro, poi dice, cito testualmente, capitolo, ribadisco, 18 della Genesi, versetto 7: poi Abramo corse all'armento, ne tolse un vitello tenero e buono e lo diede a un servo, il quale s'affrettò a prepararlo, e prese del burro, del latte e il vitello che era stato preparato e li pose davanti a loro, e quelli mangiarono. Quindi Dio e gli angeli si sono mangiati una bella bistecca. Quindi
Insomma, poi il discorso qual è? Termino con la risposta, che ci si fissa su queste cose, poi magari nella vita uno non fa nulla per il prossimo, per gli esseri umani che sulla scala evolutiva sono superiori agli animali, quindi magari c'è uno sfegatato animalismo verso cani o qualsiasi altro tipo di animale, ma dopo si è totalmente egoisti, cinici e indifferenti di fronte alle sofferenze degli esseri umani. Quello che io contesto e chiudo è il modo con cui oggi gli animali vengono allevati. Quel modo è disumano, quello sì che è un obbrobbio e un'offesa a Dio. L'animale deve vivere felice nel suo ambiente, non deve essere rinchiuso in quegli spaventosi lager e imbottito di medicinali, di veleni chimici che poi noi ci mangiamo, eccetera eccetera. In più la vita materialista è anticristica che vive mediamente l'essere umano di certo non dà a quell'anima collettiva un valore evolutivo, ma semmai glielo toglie. E infine, comunque, una buona notizia, è stato detto che nel nuovo regno non si mangerà più la carne, cioè questa necessità di mangiare la carne o questa possibilità di mangiare la carne dopo che sarà tornato Cristo verrà vietata. Quindi non ci saranno gottosi. Ugo. Come? No, non ci saranno malati di gotta, voglio dire, gli acidi urici staranno a posto, insomma. No, ci sarà una scienza medica che manterrà l'uomo in perfetta salute, ma non solo, sconfiggerà anche la vecchiaia, non si invecchierà più. Dalle società extraterrestri evolute la vecchiaia, l'invecchiamento del corpo è ritenuta una semplice malattia. Vorrei ricordarti, Ugo, che c'è un premio Nobel, se non erro, anni 20-30, che ha dimostrato che virtualmente la cellula biologica è eterna, è sufficiente far sì che tutte le tossine che produce nelle sue attività metaboliche vengano eliminate. Quindi se noi manteniamo la cellula in uno stato, diciamo, di totale purezza biologica, la cellula virtualmente è eterna. Se la regia mi consente, vorrei leggere una domanda posta da Gennaro 58, rivolta naturalmente a Pier Giorgio. Da Gennaro domanda: il rapimento dei prescelti sarà prima, durante o dopo i cataclismi in arrivo? Il rapimento degli eletti, per quello che so io, è poco prima della guerra nucleare o durante la guerra nucleare, ma i cataclismi se li devono vivere tutti. Terremoti, maremoti, tsunami, uragani, quelli ce li dobbiamo vivere tutti, ma vorrei anche dire che non è importante la vita fisica, ma è importante la vita spirituale, perché comunque morire, prima o poi si muore tutti, non è che viviamo eternamente nel corpo, quindi è importante focalizzare questo, e soprattutto se quello che stiamo facendo adesso, che c'è ancora tempo, è secondo quello che Cristo ci ha chiesto per essere salvati, se no niente, zero, c'è tutto, anche i missili nucleari. Ecco, allora se la regia mi dice quanto tempo abbiamo, possiamo decidere se continuare. Abbiamo ancora 10 minuti a disposizione. Ecco, allora io proporrei a Pier Giorgio di fare con noi alcune considerazioni. Questo prego. Essere umano, quest'uomo fatto di carne, ossa e di tossine, quest'uomo che comunque è riuscito a fare dei progressi anche con il proprio corpo, magari trascurando lo spirito, nanotecnologie, ne parlavamo anche ieri sera in un'altra trasmissione, è riuscito a fare passi in avanti nella genetica, e l'obiettivo di quest'uomo, se e quando non avrà possibilità di considerare le opportunità di migliorare la sua parte interiore, e comunque il suo obiettivo, secondo te, qual è? Quello di sostituire un uomo nuovo o quello di farne a meno proprio dell'uomo? Cioè creare una struttura artificiale. L'essere virale, enzimatico, fa parte proprio dei gruppi. Posso? Scusami Pier Giorgio, se si sente male. Rosario? C'è un ritorno da te, Ugo. Che faccio? Spengo? No, non spegnere. Vai già Pier Giorgio. Sì, allora, un attimo soltanto, allora Pier Giorgio, scusami, un attimo soltanto, perché arriva. Prova di nuovo Pier Giorgio, vediamo. Allora, dicevo, niente. Come va? No, non va bene.
prova 1, 2, 3, 4, prova, prova. No, prova, è che arriva proprio male l'audio. Ugo, io ci sei? Mi sento bene. Io la linea credo di averla. Sì, 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 no. Buona, cioè, segnale pieno. Ugo, ci sei, Ugo? 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 Sì, lo sai. Ok. Sì. Vado? Sì, vai, sì, Giorgio, vai. Per Giorgio. Vai, speriamo vada bene. Allora, dicevo, quando i pianeti raggiungono l'età adulta, come lo è adesso il pianeta Terra, hanno assolutamente necessità del gruppo enzimatico piramidale umano. Cioè, se dalla faccia della Terra scompare l'essere umano, il pianeta, cioè i sistemi biologici, cessano di riprodursi e il pianeta muore. Quindi è assolutamente necessario per la salute e la sopravvivenza del pianeta Terra che ci siano un certo numero di uomini viventi anche sul piano fisico. Quindi lo scopo dell'uomo qual è? Tutelare e gestire in maniera, diciamo così, corretta la creazione che Dio gli ha messo nelle mani, cosa che l'uomo non ha fatto. È vero che noi abbiamo avuto un progresso da un punto di vista scientifico e tecnologico, ma questo progresso si è rivelato un boomerang, ha fatto di noi dei grandi distruttori, quindi non è un progresso per l'uomo vero che è l'uomo spirituale, è un terribile regresso dell'umanità, perché ha messo al primo posto le scienze fisiche e lo sfruttamento indiscriminato attraverso le tecnologie sviluppate con queste scienze del mondo naturale, del pianeta Terra, portandolo a uno stato di quasi totale devastazione. Per cui era meglio che non avessimo sviluppati la scienza, avremmo fatto molti meno danni e il carico karmico di cui siamo gravati sarebbe stato indubbiamente minore. Quindi questo tipo di scienza senza coscienza è da allontanarsene, da lasciarla perdere. Noi dobbiamo recuperare quelle che sono le scienze più nobili, che sono le scienze dello spirito. Grazie a queste scienze l'uomo si evolve veramente, perché la vera evoluzione non è scientifica o tecnologica, la vera evoluzione è etica. Quindi una umanità può definirsi civile nel momento che vive in modo solidario. D'altronde non è un caso che diciamo azione umanitaria. Quindi quella è la vera evoluzione, occuparsi dei deboli, occuparsi degli afflitti, occuparsi dei poveri, creare un sistema sociale giusto, non sviluppare le scienze. Non serve a niente, anzi, ribadisco, è deleterio. Quindi dobbiamo rivedere completamente i valori di riferimento e prioritari nella nostra vita, perché così come abbiamo fatto stiamo distruggendo il pianeta e noi stessi. E sicuramente questo non è l'espressione di un'evoluzione, ma ribadisco, è l'espressione di una terribile involuzione degradante che ha messo l'uomo al servizio di una scienza senza coscienza che di fatto lo ha ridotto a una specie di appendice della macchina produttiva che alimenta solo un piccolissimo numero di criminali che stanno ai vertici del comando nel nostro pianeta. Alcuni anni fa i super ricchi, cioè quelli che hanno in mano il 90% delle risorse del mondo, erano circa 300 persone. Gli ultimi sondaggi si sono ridotti a 62 persone, 62 persone che hanno in mano il 90% della ricchezza del pianeta. Ma vi pare che questo è un processo evolutivo? Assolutamente no. Quindi il popolo, che è quello che è il vero al potere, si deve dissociare da questo sistema e deve cambiare metodologia di vita. Questo lo salverà, solo questo. Prego. Ugo, sei senza audio, attiva il microfono. Lascio la voce ad Antonella, che è tornata e sicuramente ha una voce migliore della mia, poi farà alcune annunci, insomma. Io in realtà non sono mai andata via e ti svelerò un arcano, Pier Giorgio. Ti ho rivolto le mie domande in chat in forma anonima, quindi non sai quali sono quelle che ti ho fatto io. Va bene. Al di là degli scherzi, come sempre le trasmissioni con te sono molto vivaci e molto, molto ricche, perché le domande sono tante. E a questo scopo voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori i prossimi appuntamenti fissati con te qui in Puglia. Sì. Allora,
tanto per cominciare, sarai ad Ostuni sabato 19 novembre dalle ore 16:30 presso la biblioteca comunale di Ostuni per la conferenza UFO, siamo pronti per il contatto cosmico, e naturalmente ci sarà la proiezione di filmati eccezionali e di foto UFO, nonché cerchi nel grano. E per avere informazioni rispetto alla conferenza, il cui ingresso è libero, lo ricordo, i nostri ascoltatori possono scrivere un'email a vitoloprincipe, tutto attaccato, @libero.it, oppure chiamare il 327 014 7676. Ancora il giorno a seguire, vale a dire domenica 20 novembre, sarai a Bari, in località Torre a Mare, per la conferenza La presenza degli esseri di luce nel Vangelo, la seconda venuta di Cristo. Assieme a te naturalmente ci saranno Giorgio Bongiovanni, stigmatizzato, e Flavio Ciucani, storico e ricercatore. Per poter partecipare all'evento, che è anche questo con ingresso libero, ci si può recare presso l'Hotel Barion sulla strada statale 16 al chilometro 816 in località Torre a Mare. Per informazioni è possibile rivolgersi al 339 454 0410, oppure 349 27 27 564, oppure scrivere un'email a giordanobruno.puglia@yahoo.it. Bene, comunque, Antonella, scusami, sulle mie pagine Facebook trovate le locandine e tutti i dati per poter venire alle due conferenze, sia quella di sabato ad Ostuni che quella di domenica a Torre a Mare. Ci saranno anche gli streaming, Pier Giorgio, perché questo non sono riuscita ad evincerlo da nessuna parte. Sì, sì, ci saranno anche gli streaming. Per cui sarà possibile seguire entrambe le conferenze. Assolutamente. Bene. Sì. Ecco, io ricordo anche il tuo canale YouTube, Pier Giorgio Caria 59, dove naturalmente vengono caricati tutti i video che sono stati registrati durante le precedenti conferenze. Esatto. Penso di non poter aggiungere null'altro, visto che sono le 19. Sì, aggiungo io, Antonella, se mi permetti. Nel mio canale trovate i video completi del bellissimo convegno con i maggiori ricercatori internazionali che c'è stato di recente a Cinisello Balsamo, con Jaime Maussan, Ademar Jevaerde, io, Giorgio Bongiovanni e altri ricercatori internazionali. Roberto Pinotti, quindi un evento di primissimo piano, bellissimo, che vale la pena di vedersi, per chi non l'avesse visto, ovviamente. Assolutamente. Bene, temo che non ci sia neanche il tempo per dare le ultime notizie, vero Rosario? Dobbiamo chiudere, credo. Sì, ormai siamo agli sgoccioli. Benissimo, allora ringraziamo Pier Giorgio Caria per essere stato con noi questa sera. Purtroppo tante domande non hanno ricevuto risposta, ma invito gli ascoltatori a seguire le due conferenze, sicuramente troverete lì buona parte delle risposte che non siamo riusciti a darvi questa sera. Però scusami se ti interrompo, Antonella, vorrei dire che Pier Giorgio oggi ha superato anche se stesso, nel senso che tante risposte le ha date alle sue domande, ci ha fatto le domande e le risposte, quindi meglio di così. Grazie a voi, amici. Giorgio, magari faremo un'altra trasmissione, così risponderò alle domande che sono rimaste. Assolutamente. magari. Prendiamo in parola. Grazie. Va bene, sempre piacere. Grazie, di parlare con... Un abbraccio a tutti. Un abbraccio a te, e lo stesso abbraccio lo estendiamo a tutti gli ascoltatori. Vi diamo appuntamento alle 22 per la diretta con Osservatorio Antimafia. Questa sera con noi ci sarà ancora Luana De Francisco, e se non vi è possibile seguirvi più tardi, seguiteci mercoledì prossimo sempre alle 18:30, sempre su Radio Saiuz. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci a tutti quanti.